è già passato da quel dì. L'estate non la ricordo proprio più. Maria te ne sei andata senza di, che il ganzo ce l'avevi per in giù. Andiamo a caccia di chef. La crisi economica c'è l'aumento della benzina, il mestiere gourmet si è dovuto un po' adeguare. Così abbiamo trovato un amico che si è prestato gentilmente nell'accompagnarci. E allora partiamo, andiamo subito a Forte dei Marmi, da Gioacchino Pontrelli al ristorante Lorenzo e da Valentino Cassanelli al ristorante Lux Lucis. Andiamo! Adesso sentiamo cosa ci dicono i nostri amici chef, partendo dalla domanda più banale. Vorrei sapere perché hanno scelto di fare proprio lo chef. È stata una passione innata, vedendo in casa mia mamma cucinare, preparare dei dolci, tutte le pietanze possibili e immaginabili, l'ho avvicinata tantissimo e alla fine, dopo le medie, ho scelto di andare all'alberghiero. Insomma, io ho scelto di fare lo chef di natura, penso, perché già all'età di 14 anni ho intrapreso questa idea e ho seguito questa idea con passione fin da subito. Per cui mi piaceva, avevo passione, facevo da mangiare per i miei genitori quando venivano a casa dal lavoro, già in vacanza estiva, per cui ho deciso di fare questa strada e ne sono contento e la seguo con passione. Non ho rimpianti né altre idee, insomma. Ma ora torniamo a Viareggio e vediamo cosa ci raccontano Franca Checchi al ristorante Romano e Giuseppe Mancino al Piccolo Principe. Non è che ho scelto di fare la chef, è perché quando non avevo ancora compiuto 18 anni, ho incontrato Romano, mio marito, e ho iniziato a lavorare qua con lui. Io non ho fatto la scuola alberghiera, non ho fatto niente, avevamo un cuoco e mi sono appoggiata a lui e da allora sono andata avanti io. È semplice, ragazzi, è grazie alla mia mamma che mi ha portato in questo meraviglioso paradiso all'inizio, poi piano piano mi sono reso conto che era un po' l'inferno, ma ci accontentiamo, dai. Ora ce ne andiamo in campagna, a Camaiore. Ma noi siamo organizzatissimi, cambiamo mezzo e puntiamo diritti verso il Merlo, dallo chef Angelo Torcigliani. Su, dammi quella cosa, dai, non fa la schizzignosa, che tanto ce ne voglia quanto me. Andiamo a fare quattro passi in riva al mare, che te lo faccio sentire. Secondo voi, questi chef, qual è il piatto che preferiscono cucinare? Ma forse un piatto vero e proprio non ce l'ho, ma comunque tutte le carni, tutte le grandi carni, a partire dalla selvaggina, insomma, a tutto quello che è il mondo animale, ecco, mi piace molto cucinare. Oh via regina, io ti voglio baciare. Deve essere, diciamo, molto naturale, ben eseguito, ricco, diciamo, di sapori, e quando lo mangi ti deve dare una bella emozione e sensazione al palato. Beh, il piatto che preferisco cucinare è, diciamo, che una cosa che io ho dei ricordi. Mia madre faceva il totano ripieno con la carne che... E facevano proprio totano ripieno che poi veniva tagliato, e io da lì ho preso lo spunto di fare i calamaretti ripieni, e per me è un piatto che mi ricorda proprio questa cosa e sono contenta di averlo fatto. Anche essendo meridionale, ho la passione per i risotti e ne cambio almeno 3-4 in carta all'anno, perché mi soddisfa proprio servirli.
Non ho un piatto di cui preferisco cucinare, però quello che amo è senza dubbio elaborare. L'idea è cercare un'idea istintiva, per cui a livello istintivo mi piace un po' tutto e lavorare soprattutto il pesce azzurro e cose che hanno bisogno di un terroir molto forte per avere una riconducibilità nell'aspetto contemporaneo della nostra cucina. E il piatto perfetto, come dovrebbe essere? Il piatto perfetto deve essere buono, soprattutto buono, e deve essere un colpo al cuore quando lo assaggi. Siamo a Capezzano Pianore, siamo nel giardino della casa di Robè il Barbiere, che tutti in Versilia conosciamo. È un grande esperto di gastronomia e quindi ne approfittiamo chiedendo subito la cucina versiliese. Parlaci un po' della cucina versiliese, cosa ne pensi? Ma io non è che penso solo della cucina versiliese, io penso già il grande esperto, no, ma un appassionato che va a mangiare spesso, eccetera. Io in Versilia purtroppo si sono soffermati e diventati ancora più grandi i soliti noti e non ci vedo troppa crescita su quelli che sono meno noti, perché sai, la mattina forse sta fatica andare al mercato, sta fatica andare a cercare materie prime e la Versilia non è che ci abbia proprio dei grandi rincalzi su quelli che già conosciamo. Benissimo. E senti, quando vai a cena fuori, cosa ti piace mangiare di piatti specificamente versiliesi, sia di mare che di terra? Ma sai, il mare regala sempre, su quelli bravi, regala sempre qualche cosa di emozioni vere, perché il pesce non è che abbia bisogno di una grande cucina. Secondo me amo molto di più la terra che il mare, perché il mare è già scontato, mentre nella terra ci trovo una certa lavorazione, sento il piatto che è più preparato da chi sa fa e mi emoziona di più uscire per mangiare di terra che non di mare. Siamo con Emiliana Lucchesi, giornalista e scrittrice di cose buone da mangiare e da bere. Emiliana, la cucina versiliese di oggi? Cucina versiliese di oggi è a livelli di eccellenza, e a livelli che qualche decennio fa non si pensava neanche possibile, ma il merito è anche di manifestazioni come questa che stimolano i singoli a dare il meglio di sé. Quest'anno Gualtiero Marchesi viene a ritirare il premio Eccellenza Italiana a Versilia Gourmet. Cosa ne pensi? Ne sono molto felice, perché io sono amica da molti anni di lui, del maestro per eccellenza, e direi che nessuno meglio di lui lo merita questo premio. A questo punto resta solo l'ospite d'onore Versilia Gourmet 2015. Impostiamo il navigatore e andiamolo a trovare. Via quanto la fai, Pallotto Rosa, incominciamo un po' poino a far qualcosa, su dammi un bacio sulla bocca, amati quelli che ristiocca una carezza e il resto viene da sé. Siamo a Milano all'Accademia Gualtiero Marchesi e proprio qua abbiamo lo chef degli chef, il maestro Gualtiero Marchesi, cui chiediamo qualcosa molto rapidamente, divertendoci, come per esempio se io gli chiedessi come cucinerebbe Gualtiero Marchesi un piatto rappresentativo della nostra terra come lo spaghetto alle arselle, arselle che poi sarebbero in italiano le telline, noi le chiamiamo arselle. Lei come lo cucinerebbe questo piatto che noi realizziamo con questo olio, peperoncino, aglio, un bicchiere di vino bianco, ecco? Ma diciamo che è già abbastanza nel mio stile, perché io amo le cose semplici e quando vedo delle volte dei pasticci che non dovrebbero essere così, una spaghetti a ricci di mare e una spaghetti con sopra ricci di mare, non c'è una salsa. E in questo caso questo è un piatto che mi piace. Ecco, non so solamente se metterei vino bianco, perché comunque all'insegna della semplicità mi sta molto bene arselle, aglio, no? Queste cose qua. Beh, poi dipende sempre da come viene eseguito il piatto. Quello fondamentale. Ecco, cosa deve avere un piatto per essere perfetto?
deve essere tecnicamente ben eseguito, e se dico tecnicamente vuol dire che il cuoco prima deve sapere la materia che tratta. Per cui cito sempre una frase, perché gli è dovuto, di Alban Berg, che è questo grande compositore, che dice: l'improvvisazione presuppone la conoscenza della materia, e penso che se un cuoco conosce la materia non può distruggerla come tante volte fa, la deve valorizzare. Per cui io ho scritto anche ultimamente il decalogo sul cuoco, del cuoco, e lo ridurrò a tre spazi: il cuoco come cucitore, cuciniere, ossia quello che deve saper cucinare, cioè le cotture, tutte queste cose, e beh, ha già fatto molto. Poi c'è il compositore, perché quando uno fa un piatto di ravioli, logicamente lo già compone, c'è dalla pasta, c'è la farcia, e poi c'è l'artista. L'artista è quello che sublima tutto, che riesce a dare, diciamo, valore alla materia, esaltandola con la presentazione. Secondo me questo è l'artista. Gualtiero Marchesi, il maestro di tutti noi, ha insegnato a tutti noi qualcosa, abbiamo tutti preso spunto da lui, e tutti, sicuramente della mia generazione, abbiamo un suo libro in casa. Gualtiero Marchesi è maestro, e non ci sono parole, per cui è un onore solo dire Gualtiero Marchesi. È una persona meravigliosa, secondo me è la persona più adatta proprio a questa cosa, è un grande. Allora, da tifoso del Napoli lo paragono a Diego Armando Maradona, da operatore del settore, o da cuoco, che penso di essere, lo definisco un grande, una persona che ancora ad oggi porta la naturalezza, la spensieratezza e la leggerezza nel cucinare pensando a lui. Gualtiero Marchesi, al di là della figura del cuoco, secondo me è proprio la grande figura dell'italianità nel mondo. È stato il primo vero grande comunicatore della nostra grande cucina. Andiamo a fare quattro passi in riva al mare, che te lo faccio, senti, io sto carnevale. Prendiamo l'onde che ci portino laggiù, o me la dai o non ne posso proprio più. Cominciamo un popolino a far qualcosa, su dammi un bacio sulla bocca, ma di quelli che ristiocca una carezza, e il resto viene da sé. Viareggio una città da incornicia, migliaia son le bimbe da becca, però nessuna vale più di te, e adesso io ti dico ancora il perché.